Dare a un parrucchiere del finocchio non è un insulto omofobo perché in quell'ambiente sono numerosi i lavoratori omosessuali. È con questa motivazione che il Tribunale del Lavoro di Parigi ha respinto la causa intentata da un giovane che nel 2014 aveva visto porre bruscamente fine al suo contratto di prova in un negozio di parrucchiere. Per errore, il giorno prima aveva ricevuto un SMS in cui, riferendosi a lui, il sudatore diceva: «Quel tipo non mi ispira fiducia, è un finocchio». Alle indignate reazioni delle associazioni per i diritti degli omosessuali ha fatto eco la ministra del lavoro, El Khomri, che ha parlato di pronunciamento particolarmente scandaloso. Pur respingendo la tesi della discriminazione, il Tribunale del Lavoro ha condannato il datore a un'ammenda per i suoi propositi offensivi. Quest'ultimo nega dal canto suo di aver licenziato il giovane a causa del suo orientamento sessuale.